Allora iniziamo, ciao a tutti. Iniziamo stasera a Pontagna il nostro quinto incontro. Abbiamo iniziato il mese di febbraio, sapete, abbiamo iniziato a Temù, poi Pontagna, poi Villa. Abbiamo rifatto l'incontro a Villa, stasera siamo qui a Pontagna per presentare il programma ai candidati. Ormai ci avete visto perché abbiamo già fatto appunto altri incontri, sui social ci siamo fatti vedere. Per noi è comunque importante incontrare i tre paesi, è nella tradizione nostra che abbiamo tre realtà e abbiamo anche stavolta con un doppio incontro, in questo caso, ma ha voluto mantenere fede al fatto di tenere in piedi gli incontri in tutti e tre i paesi. Non sempre sono partecipatissimi, tipo stasera non c'è tantissima gente, però l'importante è dare la possibilità di partecipare, dopodiché ognuno ovviamente è libero di partecipare o non partecipare. Avete visto che soprattutto a Pontagna erano uscite una serie di richieste, anche da un punto di vista programmatico, che noi abbiamo inserito all'interno del programma e poi questo vale per noi, vale per tutti. Le indicazioni che abbiamo programmatiche sono un vademecum per poi quella che è la vita amministrativa, ma non sono il Vangelo dal quale non ci si può togliere. È chiaro che poi nella vita amministrativa, se ci sono delle opportunità anche diverse rispetto magari ad opere o quant'altro, le si fanno. Anche rispetto alla lista a noi avversa, è chiaro che il programma di fondo ricalca per alcuni aspetti le stesse cose. Visto che per esempio loro, dato che siamo qua proprio vicini alla partenza degli impianti, non hanno inserito la possibilità di una pista alternativa, che noi riteniamo invece essere importante, nonostante gli impianti di Temù abbiano come dire, una gestione deficitaria all'interno del carosello complessivo della località Pontetonale. È chiaro che per noi invece è importante, perché darebbe la possibilità proprio a Temù di avere anche la presenza di una parte di quei sciatori che magari sulla pista nera che c'è non tutti riescono a utilizzare. Per cui abbiamo inserito delle opere che ormai se ne parla da anni e soprattutto abbiamo raccolto l'indicazione che è arrivata da tutti, ed è l'indicazione di avere più manutenzioni, più attenzioni rispetto al territorio che va dai centri storici rispetto anche ai percorsi che ci sono dalla pista ciclabile piuttosto che la sentieristica, l'accesso alle strade montive, insomma una maggiore attenzione per quanto riguarda in modo particolare tutte le manutenzioni. Ma gli incontri che noi teniamo, come dicevo prima, in tutti e tre i paesi servono anche a presentare i candidati dei singoli paesi, per cui stasera tocca a quelli di Pontagna, io lo terrei è corta e darei la parola subito a loro. Non so chi vuole iniziare. Inizia l'Alberto. Sì, buonasera a tutti. Io mi candido per la terza volta. Il primo mandato ero consigliere, sempre in maggioranza con sindaco Roberto Menici. Il secondo mandato sono stato il più preferenziato del gruppo di maggioranza e quindi sono stato nominato capogruppo. Capogruppo che è durato poco perché a causa delle dimissioni del vice sindaco mi è stato chiesto, appunto perché ero stato il più preferenziato, di ricoprire io quel ruolo. Ci ho pensato un po' perché i rapporti col sindaco non erano già allora proprio bellissimi, diciamo, però poi ho accettato, anche spinto da buona parte appunto del gruppo di maggioranza. Non me lo aspettavo, quindi all'inizio è stato abbastanza complicato capire un po' tutti i meccanismi, però sono stato abbastanza fortunato e sorrido perché sono stato fortunato nel senso che c'è stata una pandemia, come vi ricorderete, e mi sono ritrovato in un campo che a me è sempre stato molto familiare, che è quello del volontariato. Io da sempre ho fatto parte di associazioni di volontariato e quindi mi sono ritrovato a gestire da subito un gruppo di volontari del paese. Abbiamo attivato parecchi servizi, parecchi aiuti alla popolazione e quindi sono entrato subito nel meccanismo, ho conosciuto anche gli amministratori dei comuni vicini e mi sono fatto conoscere e anche
e ho ricevuto anche dei feedback positivi anche da parte loro. Il mandato poi è andato avanti e non è finito bene a causa, io non dico che la colpa sia tutta dall'altra parte, anzi penso di essere anche io colpevole di quello che è successo, purtroppo le cose non andavano bene, però voglio dire che io e quasi tutti gli altri che con me hanno firmato la mozione di sfiducia eravamo disposti a portare a termine il mandato perché lo ritenevamo corretto, e tant'è che i nostri ultimi atti in Consiglio Comunale hanno fatto sì che tutte le opere che avevamo in cantiere in previsione venissero portate a termine. Mi ricandido perché sono stato uno di quelli che ha insistito di più con Corrado per far sì che lui tornasse a fare il sindaco di Temù, e quindi quando lui ha chiesto a me di far parte appunto di questa lista non potevo dirgli di no. Spero che voi possiate darci fiducia e dare fiducia anche a me, ovviamente, perché mi piacerebbe far parte ancora dell'amministrazione, e ho dimostrato con tutte le persone che hanno avuto bisogno, mi hanno chiesto, ho sempre cercato di dargli una mano, di andargli incontro, e quindi io mi continuo a mettermi a disposizione per il Paese e di tutti quelli che avranno bisogno e mi chiederanno aiuto. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per la gradita presenza. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Ventura Angelo, ho 44 anni e lavoro come operaio presso la società SIT. Ho deciso di mettermi in gioco e di candidarmi per la prima volta perché mi farebbe piacere mettere la mia voglia di fare anche al servizio della comunità. Credo fortemente anch'io, come tutta la nostra compagine, nell'importanza di continuare a migliorare il nostro paese, tanto dal punto di vista estetico quanto nei servizi, e che sia sicuramente necessaria una maggior cura e manutenzione dei nostri boschi, dei nostri fiumi, delle strade urbane ed agrosilvopastorali. Se grazie al vostro sostegno vinceremo le elezioni ed avrò l'onere e l'onore di essere eletto, sarò sempre pronto ad ascoltare le vostre esigenze e le vostre segnalazioni, perché penso che oltre alle grandi opere che riteniamo tutti fondamentali, sia altresì fondamentale cercare di risolvere in tempi brevi anche i piccoli problemi, che poi piccoli non sono, in quanto comunque creano disagio al cittadino. Mi sono semplicemente permesso di definirli piccoli, perché credo che spesso, intervenendo, si possa venirne a capo senza grossi dispendi di tempo e di denaro. Converrete tutti con noi che un paese più bello, più pulito, più curato e più funzionale, oltre a poter attrarre un maggior numero di turisti, che restano sicuramente la fonte primaria della nostra economia, i primi a goderne saremmo sicuramente noi che lo viviamo ogni giorno. Ciao a tutti, buonasera, sono Andrea Lamorgesa, 46 anni, ho già fatto parte delle precedenti due amministrazioni e niente, mi candido per la terza volta a consigliere comunale perché ho la passione per la politica. Mi piace venire coinvolto all'interno delle dinamiche del paese. Penso di... esatto, non resi da smetti. Adesso mi hai mandato in palla delle dinamiche del paese, e con questo gruppo qua di cui faccio parte da diversi anni sono convinto che si può lavorare bene e meglio. Quando siamo riusciti a convincere Corrado a candidarsi a fare il sindaco, ho detto: quale occasione migliore per fare il consigliere di Corrado Tomasi, che è sicuramente un uomo di esperienza politica. E quindi ho accettato anch'io di buon grado di fare il consigliere, di candidarmi. Sono appassionato di politica anche nazionale e
sono convinto che questo gruppo qua è il gruppo giusto per poter dialogare con i paesi limitrofi, per cercare di collaborare e pensare e eseguire opere di interesse pubblico, ma su tutta la valle, non solo sul nostro comune. E l'unico modo è cercare di collaborare con gli altri comuni. Quindi se vi volete votarmi sono contento. Grazie. Buonasera, io sono Gianni Maurizio, il più datato dei quattro. Ho cominciato a prestare servizio nell'amministrazione comunale già dal 1995 e il gruppo era quello, era il precursore di questo, perché con me c'era Flavio Cesari che ai tempi era assessore e poi altri comunque che hanno formato poi questo gruppo. C'era la moglie del nostro candidato sindaco, c'era Beppe Ferrari, ce n'erano parecchi che sono sempre stati di questo gruppo. Siccome tanti si chiedono come mai io sono qui, la risposta è molto semplice. In tutti questi anni di amministrazione, a parte la voglia e la volontà di dare qualcosa di mio, un po' del mio tempo, quello che potevo per il paese e per i concittadini, io, se nessuno se n'è accorto, lo dico stasera, almeno diventa chiaro, sono sempre stato dove non c'era l'ex sindaco. Se l'ex sindaco era a sinistra, io ero a destra, oppure non c'ero affatto. Quindi la mia posizione è sempre stata molto congrua e molto puntuale. Non ho mai potuto amministrare con certe persone, soprattutto con l'ex sindaco. È stato per me un onore, più che un onere, riuscire a mandarlo a casa, e sarebbe stato per me ancora più un onore riuscire a mandarlo a casa dopo 2 anni, perché la storia comincia esattamente 3 anni fa. 3 anni fa la Morgesa apre la crisi di governo, con le sue parole che sono passate alla storia, e in quel periodo il problema era dovuto alla SOSVA, a tante cose relative alla società, e in quel momento io e Ottavio Zani ci siamo avvicinati al gruppo di maggioranza, perché era nostra intenzione fare il nostro dovere, quello per il quale noi abbiamo chiesto i voti, e mandare a casa l'ex sindaco. Non si è concretizzata la cosa, ma nel contempo parte del nostro gruppo ha chiamato me e ha chiamato Ottavio Zani in separata sede e ci ha chiesto se potevamo sostenere l'ex sindaco. Questo è quello che è successo. Quindi io credo che la cosa più penosa che io avrei potuto fare nella mia vita era quella di sostenere un sindaco che per me non doveva neanche diventarlo, solo perché me lo chiedeva il mio capogruppo o quello che adesso ha creato la lista opposta alla nostra. I 3 anni poi sono passati, ne sono passati di meno, si è aperta un'altra crisi. Noi nel frattempo abbiamo continuato a parlare con questo gruppo, parlo di io e di Ottavio, l'abbiamo fatto non solo a nome nostro ma anche a nome degli altri del gruppo e comunque per il nostro gruppo al quale appartenevamo, che era il nostro gruppo di minoranza, e alla fine solo io e lui abbiamo accettato, fra l'altro anche di buon grado, di essere da questa parte e di essere per me ancora avverso a una lista dove comunque, nel bene o nel male, che tira un po' i fili, che l'ha creata, che ha mandato lì i candidati e quant'altro, è il nostro caro ex sindaco. E credo anche che il continuare a dire ai miei concittadini che non c'è, che è da un'altra parte, che è chissà dove, sia un insulto alla loro intelligenza, perché non è assolutamente così. E dopodiché, di esperienza amministrativa un pochettino ce n'ho, qualche competenza negli anni vissuti l'ho maturata, mi metto a vostra disposizione. Se riuscirò ad avere ancora la vostra fiducia, ve ne sarò grato e riconoscente e mi adopererò per ripagarla. Grazie mille. Buonasera a tutti, io non ho tante parole da dire perché l'hanno già dette loro. E poi, essendo nuovo,
da adesso, però ho deciso io di entrare con questo gruppo personalmente e voglio avere una forte collaborazione perché ritengo che sia un gruppo giusto e in questo caso voglio avere collaborazione anche con i miei cittadini e penso di poter mettere la mia più disponibilità possibile. Grazie. Ecco, dicevo prima che noi ci apprestiamo con questo incontro a chiudere il secondo giro di presentazione dei candidati dopo averlo fatto cominciando appunto da febbraio e sabato scorso che eravamo a Villa per la presentazione dei candidati era assente giustificato Toloni Leo, che voi sapete che da anni si occupa non solo per l'amministrazione comunale ma anche, come dire, per sua cultura personale del sociale, per cui approfitto per chiedere a lui di tanto anche se siamo a Pontagna va bene lo stesso, insomma, ecco, per cui se recuperi quello che non hai potuto fare sabato scorso a Villa. Prego Leo. Grazie. Ho chiesto prima al candidato sindaco se potevo intervenire questa sera e anche agli amici di Pontagna perché non vorrei che fossi preso per uno che vuole portar via i voti a quelli di Pontagna, ma non succederà, ragazzi. No, volevo allora la presentazione, penso che tutti voi mi conosciate, sono uno di quelli più anziani all'interno del gruppo, tra l'altro a me e a Flavio era stato dato un epiteto che Corrado aveva riesumato le mummie, va bene, ci sta, ne riparleremo alla fine dopo il 9 di giugno se saremo state mummie o cosa sarà successo. Però è stato detto anche questo, a me fa piacere che ci siano dei giovani assieme nella nostra lista, ma con questo anche nella lista concorrente, fa piacere perché questo risveglio dei giovani è importante e speriamo solo noi vecchi di non deludere queste forze giovani. Io però volevo toccare l'argomento, questa sera giustamente Corrado vi ha parlato che tra l'altro sono un pensionato della SIT, ho fatto ben 39 anni alla SIT, gli ultimi anni dopo il periodo del grande sogno ho avuto anche la fortuna e l'onore e l'onere di diventare caposervizio della SIT con tutto quello che gli corre dietro. Però sono anche da 8 anni presidente della casa di riposo, lì la nostra casa di riposo perché è sul territorio del comune di Temur e l'IMU, il comune, l'IMU noi la paghiamo al comune di Temur, non al comune di Ponte. È chiaro che dobbiamo uscire da questo ragionamento strettamente campanilistico perché, e qui arrivo all'argomento importante, perché ho visto il confronto fra i due candidati che sta girando da qualche giorno, da qualche sera, c'è anche su YouTube mi sembra, ecco. Quando il candidato dell'altra lista Bosco ha toccato i servizi sociali volevo fare delle piccole precisazioni perché è facile dire che l'Unione dei Comuni deve intervenire a ripianare i bilanci negativi della RSA. Voce? Ci vuole voce? Vuole la mia? Oh, no, basta che tu dica le... Hai ragione. Va bene, allora proviamo ad alzare la voce. Ma gli altri sono un po' più sordi. E per farsi sentire. Oh. Allora, ritorniamo a noi, alla questione dei finanziamenti alla casa di riposo. Il problema non è che dobbiamo trovare per forza di cose un contributo a livello di Unione dei Comuni per la casa di riposo. Tra l'altro dobbiamo sapere che l'Unione dei Comuni i finanziamenti non ha la macchinetta per forgiare i soldi. Vive di quello che gli vengono dati dai comuni, a parte del piccolo introito che viene dato dallo Stato. Di conseguenza andare a cercare finanziamenti per ripianare il deficit della casa di riposo all'Unione dei Comuni può anche essere sbagliato perché riusciremmo a ripianare delle piccole cifre.
Ma vi dico questo perché il problema grosso, e almeno veniamo tutti, siete tutti messi a conoscenza del perché il bilancio della RSA è deficitario. Perché c'è un problema a monte che giustamente in quel dibattito Corrado ha precisato che era stata raddoppiata l'utenza, la possibilità di avere ospiti. L'unico problema è stato che Regione Lombardia doveva aumentare il budget, visto che si era raddoppiata la potenzialità e i posti letto della RSA, doveva raddoppiare anche lei la parte economica, i finanziamenti. Regione non ha più fatto, non ha più dato questo aumento di contributi. Di conseguenza si parla di posti accreditati con budget, con contratto, e ne abbiamo 41 che erano quelli vecchi, che erano da anni che erano stati budgetizzati. Questa mancanza ha fatto sì che la casa di riposo gestisce 81 ospiti, facendo pagare agli altri 41 che non sono stati budgetizzati dalla regione una cifra che non è il costo reale, perché se dovessimo far pagare il costo reale ai famosi 41 di sollievo, che sono quelli che regione non budgetizza, ecco, alzo la voce perché almeno sentiate bene, così potete anche dire e ripetere all'esterno queste cose. Dobbiamo, la cifra che noi facciamo pagare a questi soggetti ospiti, che si chiamano ospiti di sollievo, è inferiore al costo reale, altrimenti dovremmo far pagare dalle 90 alle 110 euro al giorno, perché le spese reali di una RSA vanno dalle 90 alle 110 euro. Ora, la mancanza da parte di Regione di averci dato questo finanziamento ci comporta avere il bilancio sempre deficitario, e il contributo dell'Unione dei Comuni arriva a ripianare questo deficit, che non è possibile, altrimenti bisognerebbe intervenire a livello regionale per far sì che si sblocchi questa situazione. Allora, anche qui ci siamo mossi. Devo dare atto a Pasina Giuseppe che assieme mi ha fatto contattare dalla Carzeri, dalla Tironi. Abbiamo avuto un contatto anche con Caparini, con Invernici pure. Però tutti sono al corrente di questo problema, perché non è solo la nostra casa di riposo che ha questo problema deficitario. Ce ne sono altre tre in Valle Camonica. Ci siamo messi assieme, abbiamo fatto un'associazione, stiamo perorando la causa, tutti sono informati, ma non si risolve il problema. Ma ce l'hanno anche spiegato, perché per aumentare questo budget dovrebbero mettere a bilancio, siccome la regione fa delle leggi regionali, dovrebbe mettere a bilancio milioni per poter andare incontro a queste situazioni. Questo era per spiegare che va bene sì che ci venga dato un contributo da parte dei comuni facente parte dell'Unione, però e vi preciso che nel 2023 ci sono stati dati 45.000 euro, 15.000 del comune di Ponte, 15.000 del comune di Temù, 5 del comune di Vione, 5 del comune di Vezza, 5 del comune di Monno. In Cudine non ci ha dato niente, perché non ha nessun ospite nella nostra RSA. Lui ha detto che li ha a Edolo e non so se avrà dato il contributo a Edolo. Comunque questo era per precisare questa situazione, ed è per quello che mi sono sentito in dovere di accettare la proposta di Corrado, quando mi ha detto abbastanza insistentemente di entrare in lista con lui. Mi ha fatto sì piacere, ma però un dovere e una responsabilità di dover entrare per cercare di portare avanti questa causa, che mi auguro forse, essendo, se avremo la fortuna di vincere noi le elezioni, se avrò la fortuna di essere eletto, di riuscire a smuovere questa situazione a livello regionale.
Un'altra cosa che nella nota Bosco parlava di aprire un fondo infermieristico, un presidio infermieristico, è una cosa che non serve, perché a Ponte di Legno sta crescendo, è già insediata la casa della comunità, purtroppo la stanno sistemando lì vicino dove c'era il centro sanitario prima, però è già in essere la casa della comunità, casa della comunità con dei servizi medicali, servizi infermieristici, non c'è bisogno di andare a cercare un'altra struttura o creare un'altra struttura di questo tipo, basta far sfruttare quella già esistente. E dopo la RSA, a titolo informativo, oltre al centro diurno che presentava anche Corrado, porta all'esterno dei servizi ADI, CIDOM, RSA aperta e SAD, sono dei servizi che sul territorio, sul comprensorio, sono di una grossa utilità. Purtroppo abbiamo qualche problema a reperire il personale, però in questo momento stiamo ancora dando questi servizi al comprensorio. Vi ricordo e vi dico che noi copriamo i servizi da Sonico all'Aprica al Tonale con il nostro personale, facendo delle attività esterne alla casa di riposo. Abbiamo bisogno sì di personale infermieristico, di fisioterapisti, però per adesso stiamo facendo questo tipo di attività. Ma quello che riguarda il comune di Temù può essere il problema giovanile. Noi sappiamo, siamo convinti che, ed è per questo che quando Corrado ha presentato la questione che lui, ci saranno delle commissioni, sarà interessante se saremo noi eletti e amministreremo noi Temù la formazione di commissioni sociali. La commissione sociale è importante perché deve andare a analizzare e far emergere delle necessità e dei bisogni che si trovano sul territorio a livello soprattutto giovanile, perché abbiamo riscontrato alcune problematiche, e intervenire assieme all'assistente sociale che conosce le necessità e i bisogni del territorio, assieme oserei dire anche cercare un contatto con la scuola e anche con le parrocchie, perché queste sono le figure educative che devono formare e far crescere i nostri giovani, i nostri ragazzi, e evitare a loro di finire in quelle situazioni di devianze che portano ad avere delle problematiche serie e che creano problemi che lasciano delle cose, il rischio che poi non si riesca più a rientrare sul seminato, nel seminato. Di conseguenza, ecco, questo è un po' quello che volevo presentarvi questa sera. E se ci darete la fiducia, tutte queste cose riusciremo a farle. Mi farebbe proprio piacere avere il modo di riuscire a gestire questa commissione servizi sociali, sempre che noi vinciamo le elezioni. Grazie della vostra fiducia. Grazie Leo e grazie anche a tutti gli altri che sono intervenuti. Prima di continuare col dibattito volevo fare queste due considerazioni. La prima proprio sulla casa di riposo. Leo ha spiegato bene come funziona, aggiungerei alcuni particolari. La casa di riposo, che voi sapete è stata costruita nuova qualche anno fa, grazie alla collaborazione tra il comune di Ponte di Legno e quello di Temù in particolare, noi non eravamo nella fondazione, ci siamo entrati, i due comuni sono il 7 nel CDA, Leo è il presidente, tra virgolette, nessuno prende un euro, lo stesso presidente che dedica parte della sua giornata a svolgere il ruolo appunto di presidente della casa di riposo lo fa a titolo completamente gratuito, e sono due rappresentanti del comune di Ponte di Legno, due di Temù, uno degli utenti, il parroco di Ponte di Legno e un rappresentante della Fondazione Ragazzi di Ponte di Legno, perché appunto la casa è intestata a Monsignor Giacomo Carettoni rispetto a un lascito. E proprio su questo voglio dirvi, cioè il bilancio è vero che è formalmente in deficit, ma non è vero che la casa di riposo non sta ottemperando a tutti i suoi impegni. Sta pagando una parte dove riesce quantomeno degli interessi del mutuo che per,
per una parte del finanziamento che ha costituito il budget per costruire la casa di riposo nuova, è stato indispensabile fare con le banche, ma soprattutto la casa di riposo, quando è stata costruita, c'era in previsione l'alienazione della vecchia casa di riposo, quella che c'è all'ingresso della zona pedonale di Ponte di Legno sulla destra, che oggi è oggetto di ristrutturazione. Non solo quella casa non è stata venduta, per cui rimane saldamente nel patrimonio della Fondazione, ma addirittura si sta sistemando. Questo voglio ringraziare sia Leonardo sia gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione che se ne sono occupati. E il tutto dovrebbe avvenire senza debiti, perché una parte si sono attivati recuperando i fondi del 110, ma non sono bastati. Una parte, visto che il Comune di Ponte di Legno, come il Comune di Temù, peraltro, ha dei buoni per quanto riguarda tutte le strutture turistico-ricettive, li ha venduti incassando una cifra abbastanza significativa, e questo permette comunque di completare la struttura. Completare la struttura vuol dire che, rispetto al ragionamento che faceva prima Leo, sarà possibile mantenere basse le rette. Guardate che la casa di riposo potrebbe anche chiudere alla svelta con un bilancio inattivo, talmente semplice, basta alzare le rette. Non è che ci vuole granché, però io non credo che una casa di riposo abbia come finalità il lucro di mettere da parte un capitale, ha come finalità dare un servizio. I suoi impegni finanziari li sta comunque rispettando tutti, addirittura ha fatto un investimento che permetterà con tranquillità di guardare i prossimi anni, che la lista noi avversa, come su altri tanti temi in verità, polemizzi su tutto. E si è arrivata anche a polemizzare sulla gestione della casa di riposo, dove credo che siamo una delle eccellenze in Valle Camonica, perché è una casa di riposo nuovissima, investimento che si sta facendo, che dicevo prima. Ci sarà qualcosa che non funziona nei servizi della casa di riposo? Penso di sì, ci sarà qualcosa da sistemare. Adesso io, per mia, come dire, negligenza, perché sarebbe una cosa che tutti dovrebbero occuparsene un pochino, non conosco nel dettaglio lì cosa succede, però non mi sento di dire che è una cosa che non funziona, è una cosa che funziona benissimo, e di conseguenza cerchiamo di valorizzare le cose buone che abbiamo, e casomai, se si vogliono dare anche con qualche critica, dei suggerimenti che siano positivi per migliorare un servizio, perché questo è il punto. Chiusa la vicenda sulla casa di riposo, vorrei invece entrare all'interno di quello che è il discorso delle commissioni. È stato detto, noi abbiamo inserito, non è una novità assoluta, le commissioni ci sono sempre state, stavolta vogliamo dare un accento un po' più forte. Voi sapete che uno dei temi che purtroppo si sono visti anche all'interno di questa tornata è il disimpegno che c'è da parte di tanti cittadini. Con le commissioni noi vorremmo avvicinare una parte più significativa della popolazione alla vita amministrativa, perché il comune è di tutti, per cui abbiamo inserito all'interno del programma numerose commissioni, peraltro vedo qua presenti delle persone che hanno dato la disponibilità per seguirle in prima persona, da Dario Lorenzi qui davanti a me, che tra l'altro, apro una parentesi e ne approfitto per ringraziarlo per aver accettato. E anche per dire che ci sono alcune persone come lui, che nei nostri comuni cominciano a diventare anche un numero significativo, che sono persone che non abitano qui da noi magari 365 giorni all'anno, perché svolgono un'attività magari un po' più distante, ma che fanno parte a tutti gli effetti della nostra comunità e che, se danno un contributo, è cosa positiva. E insieme a lui, ricordo anche, stasera non c'è, ma Luca Milani, che ci ha dato anche lui la disponibilità, ognuno su due commissioni diverse, e di conseguenza questo è importante. Voi avete visto che noi abbiamo fatto una foto che c'è sul nostro programma con più persone di quelle che poi si candideranno. Anche queste persone che fanno parte del gruppo o si occuperanno di qualche commissione o daranno una mano per portare avanti la vita amministrativa. Ricordo, oltre a Dario Lorenzi, Luca Milani, vedo presente Giuseppe Baldi, che anche lui ha dato la disponibilità. Queste sono le persone che non sono presenti all'interno della foto, ma che ci hanno dato la disponibilità per seguire le commissioni. Non è che noi abbiamo fatto una foto in tanti a caso, l'abbiamo fatta perché sono persone che ci hanno dato la disponibilità per seguire delle cose. E vi assicuro che, se si vogliono davvero seguire le commissioni, sono uno strumento importantissimo
per quanto riguarda la vita di un paese, perché creano i presupposti, creano la base di un lavoro che poi per chi deve deliberare, sia nel ruolo di giunta che di consiglio, fanno un lavoro preparatorio. Per cui questa cosa ci tengo a dirla e ci terrei soprattutto che più persone, anche andando avanti, sia prima delle elezioni che dopo, potessero darci questa disponibilità per poter seguire dei campi specifici. Vedo qua anche dei pensionati, se anche loro volessero darci una mano in futuro per portare avanti delle cose, siamo ben felici perché, ripeto, è il comune di tutti. Detto questo, ma avremo modo poi, eventualmente nel corso del dibattito, di affrontare anche altri temi. C'è ancora qualcuno dei presenti da questa parte, per cui tra i candidati o i prosindaci, che vuole intervenire su qualche tema? Magari, se non so, se qualcuno vuole intervenire può intervenire. Diversamente diamo la parola al pubblico, se qualcuno vuol fare delle domande, portare suggerimenti o qualsiasi cosa vogliate dire. Prego. I pensionati vedono le cose, ma quando abbiamo un geometro o un architetto che vede le cose all'incontrario, a me darei il picco sulla testa a quella gente lì, perché su Alicanum ogni volta che viene giù il fiume è sempre fuori sulla strada. Perché non mandate mica il geometro che ha fatto il disegno a pulirlo? Quello è il sistema di lavorare, mica i puccetti, perché vanno a fare i lavori, sai, quando non c'è l'acqua. Ma quando viene l'acqua, cosa fa l'acqua? Passa fuori e fa disastri sulle strade e nei terreni. Non si fa così. Ecco. Dopo volevo dirci per la casa del riposo. Quelle 41 persone lì sono veramente povere o girano con la Ferrari per pagare quei soldi lì? Voglio saperlo. Perché se alla casa del riposo c'è dentro 81 persone e c'è dentro 100 persone che assistono, vogliono la paga quelle 100 persone lì, e allora non riescono a sbarcare il lunario. È risolto subito il problema e si può sapere subito da dove c'è. O c'è troppa gente che prendono la paga, o che la gente, tanta gente, non pagano la retta. Il problema è quello lì. Vorrei sapere, allora, quei 41 lì sono veramente poveri o girano con la Ferrari? Questo vorrei saperlo, perché come ha detto che per risolvere il problema devono pagare 110 per persona. Se quella gente lì non arriva, mandatela a casa, cosa fate lì? Mandatela a casa. Allora ipotecateci il terreno o qualcosa, non si può arrivare a quei punti lì. Giovanni, abbiamo capito. Abbiamo capito, siamo noi che paghiamo, in questo caso più che noi sono gli utenti che sono lì, ma a parte quello. Tu hai posto due questioni. La prima che riguarda un fiume. No, ma io ho capito. Io ho capito perché ci sento, tu hai la voce alta e ho capito bene quello che hai chiesto. Hai chiesto di sistemare un fiume che penso che passi su Alecanù. Noi abbiamo inserito all'interno del programma le manutenzioni perché è fondamentale, lì credo che vada ampliato quello che è il condotto che passa sotto la strada, perché quando piove forte non riesce a contenere l'acqua che scende abbondante. Per cui sicuramente... No, però facciamo una cosa, Giovanni, perché funziona un po' diversamente. Funziona che quando parli tu taccio io e quando parlo io taci tu. Mettiamoci d'accordo perché è una cosa abbastanza semplice. Poi se vuoi farci un'altra domanda puoi andare avanti. Guarda, io sto qua anche 3 o 4 ore, finché te ne ho io. Per cui quello lo inseriamo all'interno del programma e ne terremo conto sicuramente. Non sei il primo che pone la questione e ritengo che sia un problema oggettivo. Per quanto riguarda invece le rette, sulle Ferrari non lo so, non credo che tutti gli anziani della casa di riposo che sono 80 abbiano tutti la Ferrari, altrimenti saremmo a Monte Carlo, ma non lo siamo. Ma su questo, per una risposta al tuo quesito, che è anche un po', come dire, polemico, do la parola al presidente della casa di riposo, Leo, che conosce nel dettaglio la cosa. Prego, Leo. Due cose. Una
la retta. I 41 che in questo momento sono a sollievo pagano 68 euro al giorno, 68, quelli che si chiamano a sollievo, perché effettivamente pagare 110 euro come sarebbe il costo totale, ci sono alcune situazioni che non riescono a pagarlo ed è per quello che subentra il comune a dare una parte. Ma siccome in tutte le altre case di riposo hanno questo sistema che prendono non il 50% di contratto di accreditamento come noi, ma ne prendono il 90-95%, cioè vuol dire che prendono, sono tutti finanziati, il contributo gli viene dato tutto da, o quasi tutto dalla regione, noi siamo penalizzati su questa cosa assieme alle altre tre case di riposo che si sono in valle, e questo è uno dei problemi. Il problema dei dipendenti non è che abbiamo lì dei dipendenti che fanno niente. La regione con la ATS, che è l'azienda territoriale sanitaria, impongono alle case di riposo i minutaggi. Cosa vuol dire minutaggio? Minutaggio vuol dire che noi, per poter gestire la casa di riposo, per avere quei finanziamenti che ci dà la casa di, che ci dà la regione, ci impongono che dobbiamo dare tot minuti di fisioterapia, tot di assistenza infermieristica, tot di ASA, tot di medico. E per avere questi minutaggi imposti dalla regione, noi siamo obbligati ad avere un certo numero di personale che tra i part time e i tempi pieni, oggi come oggi, sono 83 dipendenti della casa di riposo. Sono d'accordo con te che se io potessi eliminerei una parte di questo personale, perché il costo più grosso che ha la casa di riposo è il personale. Ma se non lo posso fare, perché a mettere assieme i tempi di questi operatori devo arrivare a una percentuale che mi impone regione, sono obbligato a tenerli, capisci? Non è una soluzione facile quella di lasciamo a casa i dipendenti, perché tanto i costi sono quelli, ne eliminiamo 10, magari lo farei ben volentieri per recuperare sul bilancio, ma non è possibile. Comunque i servizi che dà la casa di riposo, io parlo per me non essendo più così giovane, prima o poi, se più ci sono servizi, più è meglio però. Cioè, non è che perché abbiamo una casa di riposo che dà tanti servizi, quelli che ha detto Leo, che ha definito i minutaggi, sono servizi alla fine. Per cui non è una cosa cattiva questa che ci siano. La regione impone di dare, adesso non è che voglio difendere la regione, ma impone un certo quantitativo di servizi, ma vuol dire che migliora la qualità rispetto a chi ci abita lì dentro e ci vive. Poi certo, se si riesce a fare a meno di andare a casa di riposo, si sta a casa, si sta bene, è meglio per tutti. Ma quando purtroppo questo non è più possibile, come diceva prima Leo, prima la casa di riposo di Ponte aveva 40 solo posti. Ora, adesso sono diventati 80. Ricordo anche che è previsto dallo statuto che la priorità aspetta agli abitanti residenti dei due comuni. Ora, prima che il nostro comune non aveva nessun ruolo all'interno della casa di riposo, la priorità aspettava solo gli abitanti di Ponte di Legno. Per cui non è poi così vero che da un punto di vista delle cose che sono state fatte, il comune di Temù, perché un po' questo mi dà fastidio, devo essere sincero, negli ultimi 25 anni non ha fatto nulla. Almeno questa cosa di essere anche noi arrivati ad avere la stessa priorità che a Ponte di Legno, avendo contribuito in modo concreto, sostanzioso, con parte di soldi, come dire, importanti all'interno della costruzione della casa di riposo, abbiamo lo stesso tipo di priorità. Gli altri ne hanno meno, per cui le file che ci sono per poter entrare alla casa di riposo sono quelle che invece vedono gli abitanti di Temù e di Ponte di Legno farne di meno, perché abbiamo la priorità rispetto agli altri. E più servizi ci sono, meglio è. Non sarei così preoccupato rispetto a quello che dicono, perché i nostri avversari raccontano che la SIN non sta in piedi economicamente. Quando un esimio professore
che è un professore universitario, Rizzardi, e anche giornalista autorevole, firma del Sole 24 Ore, ha raccontato con quattro parole all'interno dell'Assemblea della SIC come funzionano davvero le cose. Cioè ha detto due cose. Fatto i complimenti a chi gestisce la SIC per come sta portando avanti le cose. Ha detto la SIC ha aumentato il patrimonio e ha diminuito i debiti. Ora, non voglio entrare ovviamente adesso nel merito e nel dettaglio di cose sono già state specificate, però è evidente che allora va bene, perché se ha aumentato il patrimonio e ha diminuito i debiti va bene, e l'ha detto appunto questo signore, molto autorevole per il lavoro che fa e per, come dire, il nome che si è fatto nel campo a livello nazionale. E per quanto riguarda la casa di riposo, ho già detto prima, adesso non è vero il racconto che si sta facendo, che da una parte siamo pieni di debiti, dall'altra non sta in piedi nulla, ma non è assolutamente vero. Sono tutti servizi eccellenti, che il resto della valle peraltro ci invidia da anni e che noi non credo siamo, né siamo buoni autori o buoni promotori di casa nostra e continuiamo a denigrare. Non diciamo neanche che tutto è bello e tutto va bene. Sono delle cose da risolvere, tutto può essere fatto meglio e può essere fatto in più. Ma non è neanche così vero che va tutto male, perché questi sono servizi che abbiamo migliorato notevolmente negli ultimi decenni. Diciamolo un po' anche noi, che alla fine non è poi così tutto negativo. Sono anche delle cose buone. Anzi, queste riunioni le facciamo perché qualcuno ci dia anche indicazioni, ci dia suggerimenti, se ci sono altre cose buone da fare, da proporre, da portare avanti. È questo che dovrebbe uscire dalle comunità che si ritrovano. Parlo di comunità perché voi avrete notato, io l'ho detto prima, ma non è scontato, non è che siamo campanilisti, non siamo campanilisti perché abbiamo fatto tre riunioni. Il nostro comune ha una storia che è composta da tre comunità, noi abbiamo tre paesi e chiunque di noi lo sa, Misso della Vila, Lori de Puntagna, il Ghechichi de Timù. Questo non vuol dire che non dobbiamo andare d'accordo, noi siamo quelli per ampliare la collaborazione, per fare cose insieme. Però rimane il fatto che da un punto di vista culturale siamo tre comunità. Il fatto che noi abbiamo fatto tre riunioni è per dare la possibilità a tutte le comunità di partecipare. Poi certo che non si sta lì a guardare col lanternino. Non ho polemizzato, avete visto che anche nel confronto con il capolista dell'altra lista non ho fatto nessun tipo di polemica. Però ritengo abbastanza negativo dal mio punto di vista che abbiano fatto una scelta a tavolino di far sì che uno dei due paesi non avrà all'interno della giunta, nel caso eventualmente vincesse la lista noi avversa, un assessore o di Puntagna o di Villa. Perché avendo già scelto a tavolino, non sentendo gli elettori, mi sembra di capire, che il vice sindaco è già del paese di Temù e il sindaco lo è comunque perché ha detto che si è trasferito da poco tempo, ma anche lui adesso è residente a Temù, è evidente che o Villa o Puntagna non avranno l'assessore in casa di Vittorio e gli altri. Che non è poi che sia importante che ci sia l'assessore di Villa o di Puntagna perché è di Puntagna o di Villa, ma ci sono anche, come dire, è un fatto anche geografico di presenza sul territorio. Quante volte abbiamo detto che il presidio del territorio è fondamentale? Un assessore ha il compito anche di essere un interlocutore ai propri cittadini, non solo per i grandi e mega progetti, ma magari anche perché il fiume alle canue esce, perché abbiamo creato anche i prosindaci per questa ragione, per essere presenti sul territorio, per seguire le cose, anche quelle piccole, poi tutti insieme, anche con gli altri comuni, ci troviamo a parlare di grandi progetti, ma seguire puntualmente anche tutte le piccole cose è fondamentale, e che ogni paese, nella tradizione del nostro comune, c'è sempre stato. Prima peraltro, adesso ho cambiato la legge, prima erano quattro gli assessori, allora diciamo che c'era posto e sicuramente ogni paese aveva il suo, ma oggi quando la legge impone non può essere diversamente. Che la giunta è composta da, sotto i comuni fino a 3.000 abitanti, dal sindaco più due assessori, non è che ci si può sbagliare nel nostro caso. Nel nostro caso il sindaco è candidato sindaco, scusate, è di Villa, è chiaro che noi abbiamo detto, stavolta l'abbiamo messa ai voti, qua ci sono i candidati di Puntagna, chi di loro prenderà più voti farà assessore a Puntagna. Chi a Temù prenderà più voti farà l'assessore a Temù, chi fra i due prenderà più voti farà il vice sindaco, cioè sarà la popolazione a decidere i ruoli che avranno. Però abbiamo tenuto conto assolutamente delle tre realtà. Mi pare di vedere ci sono tre parrocchie, tre chiese, tre storie.
Di conseguenza, su questo, è chiaro che mi pare invece che da altre parti ci siano su questo tema scarse sensibilità, ma comunque questa cosa la dovevo dire perché abbiamo sempre fatto così e non capisco perché adesso una comunità debba essere abbandonata. Ci sono altri interventi? Voi giovani, no? Lasciamo il passato, lasciamolo perdere, che ormai è andato, no? C'è 40 anni che governate, 50.000 puttanate avete fatto, tutti quanti, no? Abbiamo ridotto il paese alla fame, adesso bisogna ripartire di nuovo, lasciare stare tutte quante le cacate, ingegneri, mica ingegneri, e regione, mica regione, bisogna partire con la schiena e lavorare, ragazzi. Non solo parole, perché le parole non riempiono lo stomaco. Ricordatevi solo quello. Perché ponte di legno è a zero. Temu sta correndo dietro il ponte di legno. Diventate grandi nella testa. Ma cervello poco, finito. Dovete partire di nuovo, partire e essere persone. Persone che lavorano, voglio mandare la gente. No, però Giovanni, ci siamo già messi d'accordo prima. Hai finito di parlare? Sì. Benissimo. Vedi Giovanni, sarebbe troppo facile per me dirti di rivolgersi con fiducia a chi ha amministrato sin d'ora, ma non voglio polemizzare. Tu stai sollevando una questione che esiste. Esiste perché l'abbiamo detto. E noi l'abbiamo inserito all'interno del programma che si chiama manutenzioni. Io ho avuto modo di dire, perché è così, mi rendo conto perfettamente che è vero, che il nostro paese negli ultimi anni è stato un po' abbandonato per quanto riguarda le manutenzioni, diciamo, di ordinaria amministrazione. È vero, ho anche detto, e abbiamo detto tutti insieme, ma sono suggerimenti che abbiamo raccolto proprio durante le riunioni, che non è possibile però spiegare che si può fare solo facendo lavorare di più chi oggi ha un ruolo e gli operatori che oggi ci sono, perché sarebbe raccontare una balla alla gente. Se vogliamo avere una manutenzione più precisa e puntuale e più diffusa anche, è fondamentale che mettiamo più risorse all'interno dei bilanci. Dobbiamo aumentare all'interno del bilancio la voce manutenzioni. Se è possibile, l'ho detto in qualche riunione, lo ripeto, faremo in modo, anche se ci è consentito dalla normativa sulla pianta organica, che mi pare sia stata modificata, per cui potrebbe essere possibile, di aumentare anche il personale. Aumentare il personale, aumentare le risorse e avere più attenzione per la manutenzione del territorio. Ecco, però, le considerazioni che avete fatto le raccogliamo volentieri. Dopodiché, se oltre alla critica avete anche qualche proposta concreta, fatecela. Manutenzioni va bene. Seguire di più quella che è sempre manutenzione, anche quella, ma diciamo più straordinaria, per quanto riguarda i corsi d'acqua anche. Tra l'altro abbiamo delle risorse sui corsi d'acqua che sono a disposizione, perché da qualche anno sul reticolo idrico minore sono i comuni che se ne occupano. I comuni hanno delegato la comunità montana per raccogliere a livello di aree, macro aree in valle, per cui in base alla geografia dei consorzi forestali, e da quest'anno dovrebbe iniziare anche questo tipo di intervento, che fino ad oggi non c'era perché i fondi li teneva la regione, e sono i fondi che sul reticolo minore raccolgono dalle concessioni idroelettriche. Qui, grazie degli interventi, più manutenzione, quello di De Vange, o mio capibè, però mi sforzo. La strada di Villa d'Allegno è da mettere anche un cartello: attenzione agli animali. E poi hanno fatto una concimaia dove passa un mucchio di gente che ti rimane indietro il fiato. Io non dico che non devono passare. Giovanni, però facciamo una cosa, siediti qua con noi che almeno ti vedono, fai parte della squadra e mi sono contento. Dovete mettere il cartello anche attenti agli animali, perché le capre sono lì. Giovanni, ascolta però. Giovanni, ascolta me. Se vuoi discutere, qua si tratta di uno scontro fra allevatori. A parte Giovanni, però adesso basta. Cioè. Sta calmo perché il va mica bene. Allora, abbiamo capito.
abbiamo capito, però io intanto ti pregherei di avere un minimo di rispetto. Stai facendo delle critiche, va bene, ognuno dice quello che vuole, però si deve mantenere all'interno di un minimo di rispetto. Per cui che la roba che ti dici è il vabbè, ma se te il fai anche ti è mica male. Cioè ognuno deve prendersi le sue responsabilità. E stai toccando un tema che cercherò di, come dire, rendere un po' più nobile rispetto a quello che hai detto tu, che è quello della cura del territorio. Noi abbiamo fatto una commissione che si chiama Decoro, urbanistica e decoro. Non avevamo mai inserito un termine come quello che abbiamo inserito stavolta in una commissione. Si chiama decoro. È vero, anche se non lo fossimo una realtà turistica, il bello piace anche ai residenti e non solo ai turisti, è giusto che entriamo tutti nel merito e cerchiamo di sforzarci per rendere il nostro territorio più bello, più fruibile, anche da un punto di vista le cervello la sua parte, e di renderlo più ordinato. Questo qua non significa però che dobbiamo piantare in piedi delle risse per quanto riguarda la gestione di questa letamaia, che ci saranno, non ho nessun dubbio. Ora, abbiamo capito, però... No, ma Giovanni, ti ho già detto però che quando parlo io taci tu. Dopodiché ti pregherei, se hai altri interventi da fare, magari ci troviamo dopo la riunione e mi fai l'elenco delle letamaie, di più che è possibile, insomma, mica. No, aspetta che andiamo a finire, aspetta Giovanni, aspetta. Benissimo, se dopo ti ho anche a fare una domanda, perché ora io non so neanche, perché tu hai citato anche agriturismi e non agriturismi, io ovviamente non rispondo di quello che raccontano qui, se è vero o se non è vero, perché bisognerebbe avere anche, non lo so, Giovanni. Ma tu sei venuto qua stasera solo per far casino o vuoi essere collaborativo? Ma perché, ma Giovanni, ti informo che anche noi qua tutti abitiamo nello stesso paese. Te sei mica appena ti che abita che de no, abito un tusche. Di conseguenza le cose le vediamo tutti. Di la tua cosa, cerca di comportarti in modo educato, che invece in un momento non l'hai fatto, mi spiace, ma è sempre bene essere educati quando sei in un contesto di una riunione. E credo che anche tu sia d'accordo con me, giusto? Per cui, e finisco, poi se hai ancora una cosa da chiedere, prego, andiamo avanti. Per quanto riguarda il decoro, credo che tutti insieme dobbiamo cominciare a avere qualche sensibilità in più. Io questa cosa la racconto perché è vero, tante volte noi prendiamo e facciamo e ci paragoniamo a altre realtà turistiche. Qualche anno fa ho avuto occasione di trovarmi in una cena col presidente della provincia autonoma di Bolzano e c'erano anche i nostri amici e vicini trentini. E parlando con loro a un certo punto esce all'interno di una serata, eravamo lì in un momento di convivialità, che più o meno in media l'Alto Adige vende il proprio prodotto un 20% in più. Per cui chiediamo al presidente della provincia autonoma di Bolzano quali sono le ragioni per cui l'Alto Adige riesce con lo stesso prodotto, per cui che so io una camera, con la stessa categoria, loro la vendono a un prezzo più alto di noi e non solo. La risposta è stata per due ragioni. La prima ragione è che noi abbiamo una realtà che è quella del mondo tedesco, dove ci sono tanti tedeschi, per cui anche di un certo livello economico, e dato che da noi il tedesco lo parlano tutti, i tedeschi quando vanno in Alto Adige sono a casa loro, anche da noi l'operatore turistico alberghiero conosce l'inglese, conosce il tedesco, ma tutto il paese non conosce né il tedesco né l'inglese, da loro invece i tedeschi sono a casa loro perché è la loro madrelingua in Alto Adige. E la seconda ragione è invece la cura del territorio, per cui spendere più soldi a mantenere il territorio direttamente non c'è un introito perché nessuno ti paga, ma indirettamente per una realtà turistica invece lo paga, perché complessivamente fa crescere il livello dell'offerta, facendo sì anche che si possa aumentare un po' di più il prezzo di un servizio che viene offerto, proprio perché il territorio è bene mantenuto. Ora, tante volte si dice sì, però non abbiamo magari le risorse economiche per tenere bene alcune cose, però io credo che, tra l'altro noi qua siamo un paese dove ci sono le piccole baracchine di qua, le piccole baracchine di là, sui permessi, vabbè, lasciamo stare, sono cose anche provvisorie, magari hanno avuto un anno di permesso, poi non sono stati rinnovati, non entro nel merito. Bisognerà poi cercare di capirlo, come fare a regolarizzare bene tutta la situazione all'interno del piano regolatore, ma è chiaro che sono piccoli edifici di servizio che sono indispensabili, sul quali ovviamente noi siamo
assolutamente d'accordo, ma tenerle bene in ordine è un po' una mentalità che dobbiamo entrare tutti, per cui se la Concimaia è tenuta male, quando e se vinceremo le elezioni chiederemo al proprietario Concimaia di tenerla un po' più bene, ma vale per tutti però, non è che vale solo per questi, perché adesso non è che qua stasera siamo qua a puntare il dito contro l'uno contro l'altro, che noi come mentalità, ma mi metto io per primo, non abbiamo l'idea di tenere le cose un po' più ordinate, dobbiamo prenderne atto, però è un qualcosa dove, ripeto, dobbiamo crescere un po' tutti, non è solo puntare il dito contro qualcuno, perché poi va a finire come nella parabola che chi senza peccato lancia la prima pietra. E sapete, né, come andò a finire? Ad uno se ne andarono, perché quando Gesù lo cominciò a dire peccato tuc, sai, chi è senza peccato lancia la prima pietra, sono pochi quelli senza peccato. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, se ci sono altri interventi, ovviamente noi stiamo qua. Giovanni, con Giovanni e Vange, poi ci troviamo, discutiamo di tutti i particolari, non c'è problema. Se ci sono altri interventi, volentieri li ascoltiamo. Diversamente, ringraziando ancora una volta Teleponte per l'ottimo servizio che sta svolgendo per quanto riguarda ovviamente non solo la nostra compagine ma anche tutte le altre compagini, non solo del nostro comune ma anche di tutta l'Alta Valle, io auguro a tutti buona serata e ci vediamo sabato prossimo per l'ultimo incontro che abbiamo in programma a Temù presso il centro di Napoletti. E con quella riunione chiudiamo la campagna elettorale e poi ci vediamo invece, anche se non ci vediamo, l'8 e il 9 giugno per le elezioni. Ciao a tutti e buona serata.